abbiamo scelto come icona a cui si linkerà questo incontro intervista un'immagine della lettera 22. Ti chiederei una piccola memoria, nel senso, quale oggetto tu dovessi ricordare, quale oggetto vorresti indicare? Noi, ti ripeto, abbiamo scelto la lettera 22 soprattutto per due motivi. Uno, perché facendo una molto superficiale inchiesta abbiamo visto che lettera 22 è ancora un nome assolutamente familiare, diffuso. E l'altro perché, al di là del suo carattere, della sua caratteristica di portabilità, eccetera, c'era una rivoluzione da un punto di vista del design, sostanzialmente. E quindi abbiamo scelto questo. Se tu avessi dovuto scegliere, cosa avresti scelto come oggetto simbolo Olivetti? Nella mia memoria di olivettiano sono presenti due macchine calcolatrici identiche della classe, non so se divisum o multisum, comunque erano macchine elettromeccaniche, per quei tempi molto, molto veloci, che mi furono date in uso per il mio ufficio, perché nell'estate del 59 si parlò di un grande convegno che si sarebbe fatto a Milano per iniziativa del Centro di Prevenzione e Difesa Sociale nel luglio poi del 60. Adriano Olivetti mi chiamò e mi disse che avrebbe voluto fare bella figura presentando rapporti sulla fabbrica, sul progresso tecnologico, perché questo era il tema del convegno. Mi chiese di cosa avessi bisogno e io dissi naturalmente una segretaria e una o due macchine da calcolo, perché avrei dovuto fare molti calcoli. Mi arrivò una brava segretaria e due macchine che servivano per il fatto che il completamento di una divisione con due decimali era talmente lungo che intanto uno, mentre attendeva il risultato della prima, impostava la nuova divisione sulla seconda, cosa che faceva la segretaria. Questo era l'autunno, poi la primavera del 60, quando l'ingegnere Adriano era scomparso. Ma io ricordo queste due macchine che lavoravano fianco a fianco, perché completare una divisione con due decimali impiegava diverse decine di secondi. È veramente cambiato il mondo, la tecnologia, eccetera. Ma io ricordo il rumore, il suono e anche il movimento, per quanto si poteva vedere, visibile, di queste macchine, che dopo parecchie decine di secondi stampavano un numero con un paio di decimali.